Oh, bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Finalmente, finalmente, come vedete qua, sono in possesso della PS 5. Non potete capire, mamma mia, che veramente fino a questa mattina io ero completamente all'oscuro del fatto se riuscissi o meno a avere questa console qua. Credetemi, ieri sera, vi dico solo questo e poi inizio subito perché non vedo l'ora. Alle 9 mi è arrivato il messaggio che la mia copia della console non sarebbe stata disponibile oggi per il discorso del virus. E ho detto tutto. Partiamo subito. Allora, ok, davanti fa vedere praticamente la PlayStation 5 normale. Sul lato abbiamo qua la Play, joystick e logo. Idem da quest'altro lato qua. Mentre dietro abbiamo praticamente la PlayStation vista di lato. Anche qua. Ok, la velocità della luce, giochi straordinari e tranqui. Un'altra cosa che ho preso al day one, eccoli qua ragazzi, eccoli qua, Demon's Souls e Spider-Man. Non vedo davvero l'ora di portarli, credetemi ragazzi che per la saga dei Souls-like mi piacciono tantissimo e non vedo proprio l'ora di mettere mano su Demon's Souls. Ho sempre detto come un remake, ho detto chissà se mai l'avrebbero fatto, l'hanno fatto e per nuova generazione. Quindi immaginate che adesso io devo mettere mano a una console nuova e a un gioco che ha 11 anni e che non vedevo l'ora proprio di prendere in mano. Direi di aprirla, cosa dite? È ora. Allora, mamma mia ragazzi, uno, due, ed ora lasciamogli il giusto spazio. Vacca miseria, vacca miseria. Tanto packaging fatto da Dio. Oh, eccola qua. Vacca boia, ragazzi. Vacca boia. Oh, finalmente, finalmente. Ah, vacca miseria. Ah, vederla dal vivo è tutta un'altra storia. Vacca miseria, oh. Che lavoro di rifinitura che c'è. C'è la scrittina Sony dentro. Bella. Il logo qua della Play che è scavato, non è in rilievo. Wow. Fantastica, dalla torre nera alla torre bianca, eh? Mannaggia, ce l'ho lì. No, sono contento. Che bella, mamma mia, che bella. Dal vivo è tutta un'altra storia. Ma ci ha fatto caso adesso? Che c'è praticamente qua sul retro tutti i simbolini. Ma vi immaginate che anche a me, comunque sì, è grande, eh. È grande, però è fantastica. È fantastica, ragazzi. Mamma mia. Sono davvero contento di questa generazione qua. La sto proprio gustando bene, bene, bene. Ragazzi, eccolo qua. Vacca boia. Vacca, boh, che cambio, ragazzi. Vacca miseria. No. Ho visto le immagini, chiaro. Ma dal vivo è tutto un altro discorso. Tutto un altro discorso a livello di impugnatura. Mi ricorda, prendo subito. Ecco qua, a livello di impugnatura, ragazzi, siamo lì, eh. L'impugnatura è la stessa praticamente dell'Xbox. Se non,
se non forse più bombato, quello della Play. Se non più bombato, ma io credevo che a monte mi sarei trovato, non scomodo, però vedevo un po' male, tra virgolette, l'idea di avere i trigger, sì, le levette simmetriche e non asimmetriche, perché la forma ricorda quella dell'Xbox. Però tanta roba, ragazzi, tanta roba. Poi bellissimi in trasparenza i tasti. No, tanta roba. Nuovo tasto qui, tasto option. Fantastico, e le levette sono cambiate. Questo qua è un salto avanti, nel senso, hanno deciso di fare praticamente un controller nuovo, di ridisegnarlo, di non andare a perfezionare uno già esistente, ma di andarlo sì a perfezionare, ma a cambiarne completamente anche la struttura. Fantastico, fantastico, non vedo l'ora di metterci mano, ragazzi. E niente, sono davvero contento, oggi veramente metto mano completamente nella nuova generazione. Io da oggi in poi sono entrato in tutti e due i casi nella nuova generazione, sono davvero contento. Pacca boh, non so cosa dire, ragazzi, dai, ci sta, veramente sono davvero entusiasta. Adesso mi metto subito all'opera e ci vediamo presto in un nuovo video. Fatemi sapere, ripeto, sotto nei commenti cosa ne pensate. E mi raccomando, iscrivetevi se vi va di vedere anche altri video. E niente, io vi auguro una buona giornata e finalmente benvenuti nella nuova generazione.